Ragazzi, buongiorno, nuovo video, video tag. Cosa faresti se? Ideato credo da Ketty 3. Io l'ho visto da Sontina F e Caterina, vi lascio il link sia di Ketty, l'ideatrice, credo, e appunto il video tag l'ho visto da Caterina Sontina F, quindi vi lascio i link dei due canali. Scusate, il computer sta caricando un video qui sotto, spero non vi dia fastidio, anche i miei capelli che fanno schifo. Vabbè, basta, parliamo troppo. Vi voglio parlare ancora un attimo di questo rossetto qui, che è quello che indosso, 01 Coral Culling della Essence. Anche lo smalto non è della Essence ma è della Kiko, stravecchio, super secco. Questo qui è il primo rossetto che ho comprato della Essence, che mi piace un sacco. Facciamo subito il video tag perché io parlo troppo, mi verrà un video lunghissimo come al mio solito. Allora, sei al ristorante col tuo fidanzato marito e ti accorgi che la cameriera ci prova con lui, cosa fai? Allora, non ci sono risposte qui, quindi devo rispondere io. Cosa faccio? Dipende, se ovviamente la cameriera ci prova, magari gli dà una spallata o una gomitata, così senza fargli del male, così un po' ammiccante, allora vabbè, mi dà fastidio, ma sto zitta, non faccio scenate di solito. In nessun caso faccio scenate, ma non sono una di quelle che fa scenate, che urla, sei un... eccetera, eccetera. Però sono una abbastanza gelosa, abbastanza, cioè nei limiti del possibile, non una possessiva nel senso ti ammazzo se guardi un'altra perché starei messa male, però se una ci prova e mio marito, il mio fidanzato ci sta alle avance di questa cameriera, di questa donna, allora non andiamo d'accordo, nel senso se tu uomo fidanzato con me ci provi con un'altra, vuol dire uno che non mi ami e due magari mi ami ma mi vuoi far soffrire, questo è un altro discorso, quindi vabbè, non sarei assolutamente felice, farei direi qualcosa perché non sono d'accordo sulle avance che ti fa una donna e tu ci stai, assolutamente non andiamo d'accordo. Quindi dipende, se questa cameriera si atteggia un pochino perché proprio così di carattere lo fa con tutti, allora vabbè, non è che mi dà tanto fastidio. Ma se lo fa solo col mio fidanzato, col mio compagno, col mio marito, allora se lui ci sta mi dà ancora più fastidio. Se magari lui la allontana, gli faccio un applauso. Gli faccio un applauso. Bravo amore, bravo tesoro, bravo che l'hai allontanata. Non succede mai, però se succedesse sì. Prendiamola a sorridere. Lavori in un bar e al bancone per un caffè si presenta una persona che conosci che proprio non sopporti. Cosa fai? Allora, non lavorando in un bar non so come potrei comportarmi, però io sono una molto tranquilla, nel senso, sì, sono agitata, sono ansiosa, eccetera, eccetera, sono piena di difetti, però sono una molto tranquilla, nel senso, se mi stai antipatica, sì, si legge in faccia, sia se mi stai simpatica, sia se mi stai antipatica, si legge in faccia, ma non sono una di quelle che fa risse o che litiga davanti a tutti, che fa appunto scenate né col fidanzato né con le amiche né con le persone che mi stanno antipatiche. Cerco di non darlo troppo a vedere, cerco di non dar fastidio, cerco di non alitare, di non dare alito ai pettegolezzi, ma alla gente critica, eccetera, eccetera. Magari sto divagando, però se una persona si avvicina a me perché lavoro in un bar e vuole un caffè, io lavoro e gli servo il caffè. Anche se mi stai antipatica, cioè nel senso, non è che solo se, non è che se, non so parlare, non è che se lei mi sta antipatica, tizia, Pinco Pallina, mi sta antipatica, non gli faccio il caffè. Lavoro in un bar, devo fare il mio lavoro, sono pagata, vengo pagata per lavorare, vengo pagata per fare il caffè, quindi faccio il caffè a questa qui o questo qui, anche se mi sta antipatica, cioè non... così, boh, basta. Fossi a casa mia, vieni, ti autoinviti a casa mia, allora quello è un altro discorso, posso anche fare la faccia antipatica, scorbutica, tipo ti odio, che nervoso perché sei proprio venuta qui da me, che non ti voglio vedere, allora va bene, a casa mia posso fare cosa voglio, ma in un bar dove lavoro, dove vengo pagata per lavorare, devo offrire, devo servire il caffè a tutti, anche quelli che mi stanno antipatici, ecco. Quindi sì, farei piuttosto la bella faccia da una parte, la finta tra virgolette, come ti voglio bene, fantastica, bravissima, la prenderai un po' sul ridere, senza prenderla in giro, senza far star male a nessuno, però comunque cercherei di fare il mio lavoro, ecco, perché non sono a casa mia e quindi sì.
Diciamo fare finta di niente, ecco, fare finta di amarla alla follia, diciamo così, non lo so come mi comporterei, queste sono le risposte date così a mente fredda. Una notte viene a trovarti il genio della lampada che ti dice che per te non ci sono desideri, ma che puoi esaudire tre dispettucci verso tre persone che in passato si sono comportate male con te. Cosa gli chiedi di fare? Aiuto, non ho letto le domande prima, quindi rispondo così come mi viene, come sempre. E allora, tre dispetti. Vabbè, non siamo bambini, quindi dispetti. Tu mi hai fatto un dispetto, non ti faccio più amico. Cioè, no, io non sono così. Anche se sembro una bambina, eccetera, sembro infantile, ma non sono per niente così. E quindi non lo so. Preferirei avere tre desideri che tre dispettucci, che tre dispetti da fare agli altri, però. Tre dispetti da fare a tre persone del mio passato che si sono comportate male con me. Ne avrei più di tre di persone che si sono comportate male, però vabbè, io non sono, sarò una, non so come rispondere, sarò una pacifista, però peace and love, pace e amore, non voglio litigare con nessuno, non voglio persone del mio passato, ma rimangono nel passato, soprattutto quelle che mi hanno fatto star male rimangono nel passato. E non voglio fare dispetti, non voglio fare del male a nessuno, non voglio che la mia ex migliore amica gli venga una malattia per colpa mia, cioè no, non voglio portare sfiga, non voglio portare malattia a nessuno, non voglio portare cose brutte a nessuno, ecco, diciamo così, quindi no, non saprei cosa dire adesso, tre dispetti, non lo so, come diceva mia nonna, posso dire questa frase, come diceva mia nonna a chi magari rubava, a chi magari faceva del male, ma guardando il telegiornale lo diceva, lei così scherzava, che gli venisse una dissenteria fulminante, ma non nel senso che muoia, che rimangano lì almeno una settimana col sedere sul water praticamente. Quello potrei dire alle persone che mi hanno fatto star male, ma se c'è una giustizia pagano tutti, sia i pedofili sia anche solo le persone che mi hanno illuso e mi hanno preso in giro. Io pago per quello che sbaglio, per tutte le volte che sbaglio, chiedo scuse, eccetera, quindi pagano anche gli altri. È giusto il mondo. Purtroppo è un mondo sbagliato, però le persone che sbagliano devono pagare in qualche modo. Sarò cattiva, ma io non sono una vendicativa, quindi non porto vendetta a nessuno, ecco, non porto rancore soprattutto, più delle volte, poi dipende da persone a persone, da cosa mi succede, da cosa mi è successo, da cosa mi hai fatto, eccetera, eccetera. Però non saprei cosa dire, tre dispetti no. Non li ho in mente, quindi no, cerco di dimenticare, di lasciare andare. Chi mi ha fatto star male in qualche modo la pagherà. Che devi fare? Senza cose gravi, non dico che deve morire, perché no, non sono così pesante, non sono così cattiva, però se tu mi hai illuso, se tu mi hai ferito, se tu mi hai fatto star male, se mi hai preso in giro, una dissenteria ti deve venire. Un mal di stomaco, un mal di testa, qualcosa che ti faccia capire che hai sbagliato, la prossima volta non sbagli più. Io mi hanno mandato tanti mal di stomaco, tante dissenterie mi sono arrivate perché ho sbagliato, perché ho fatto star male la gente, quindi è così, la cattiveria si deve pagare. Punto. Non prendetela male, ma chi sbaglia paga, si dice, spero che sia così. Una notte viene a trovarti, sì, l'ho già detto, il marito della tua migliore amica ci prova con te, cosa fai? Partendo dal presupposto che adesso di migliori amiche non ne ho, e faccio fatica adesso per la mentalità che ho adesso a 26 anni ad avere persone e a chiamarle migliori amiche, perché già chiamarle amiche è un parolone, quelle che ho intorno, senza insulti, senza critiche, però è così. E facciamo finta che ho una migliore amica e che è sposata e posso dire. Ovviamente non accetto le avance di nessun uomo perché io sono sposata, quindi non voglio che altri uomini ci provino con me, né mariti delle mie migliori amiche, né cugini, né zii, né nipoti, né parenti, né gente che non conosco così a caso. Anche se fossi single non accetto avance dal primo che passa, ecco, quindi così. Però se il marito della mia migliore amica ci prova con me, io lo allontano perché sono una che allontana le persone in generale. Quindi sì, direi ad esempio, Francesca, guarda, c'è tuo marito che ci prova con me, digli qualcosa, cioè non è che glielo tengo nascosto. Poi dipende sempre da che comportamenti ha suo marito verso di me e anche verso di lei. Ma non terrei un segreto assolutamente, direi alla mia migliore amica, senti, Tizia,
C'è tuo marito che ci ha provato con me, io però l'ho allontanato perché non voglio niente, assolutamente non voglio né tradire la tua fiducia né stare con tuo marito perché non me ne frega niente. Io sono così, penso che sarai così. Quinta domanda, sei naufragata su un'isola deserta e trovi un forziere con su scritto non aprire pericolo, cosa fai? Io sono una molto fifona, non mi prendete in giro mai così, quindi se trovassi mai un forziere con scritto non aprire pericolo, leggo pericolo e a me hanno sempre insegnato che le cose pericolose non bisogna toccarle, già quando ero piccola, adesso sono adulta, maggiorenne vaccinata, ok, però sempre quella mentalità lì mi è rimasta. E quindi non aprirei assolutamente il forziere con scritto non aprire pericolo, cioè no, c'è anche il film non aprire quella porta perché lo devo aprire io. Sarò ingenua, sarò innocente, sarò una bambina, ma è così. Io non apro le cose dove c'è scritto pericolo, le cose pericolose non fanno per me, quindi le lascio agli altri. Sesta domanda, se possi diventare, se possi, buonanotte. Se potessi diventare invisibile, cosa faresti? Ah, io tante volte dico, mi piacerebbe diventare una mosca o diventare comunque invisibile e sentire le persone che magari mi parlano alle spalle o le persone adesso che sono lontane da me, cosa pensano di me, quelle che non mi conoscono, che mi hanno conosciuto da pochi giorni, da poche ore. Mi piacerebbe, sì, sentire cosa pensa la gente quando io non ci sono. Se magari mi criticano, se magari mi dicono cose positive, se magari mi sparlano dietro, se magari mi insultano, mi offendono, mi piacerebbe. Da una parte mi piacerebbe e dall'altra no, perché ci soffrirei se qualcuno mi dicesse cose brutte alle spalle, non è bello. Neanche se te le dice davanti. Se potessi comparire nel sogno di qualcuno, da chi andresti e cosa gli diresti? Bello! Soprattutto perché ieri sera ho fatto un sogno bellissimo. Anche se la persona che ho sognato non c'è più nel mio presente, però comunque era bellissimo. E mi piacerebbe andare nella testa di tante persone, mi piacerebbe entrare nei sogni di tante persone e soprattutto nei sogni di mia nonna, una persona a cui penso tutti i giorni, 24 ore al giorno, e gli direi torna da me che ho bisogno di te, non dovevi andartene perché te ne sei andata così presto. E mi manchi da morire! Come stai? Stai bene? Spero che almeno in paradiso stai bene. Perché mi vieni sempre in mente, porca miseria? Vabbè, ok, scherziamo un po' perché è meglio questo discorso. Quello, poi, ultima domanda, tagga chi vuoi, meno male che è finito perché io rispondo male ai video tag, però mi piace farli. Taggo Ilenia Pauciullo, taggo Alessandra la dea del relax, fallo pure in ASMR o non in ASMR come vuoi. Alessandra la dea del relax, sì, giusto. Taggo anche The Hidden Beauty, taggo Rosa il Fetta Instabile Channel, taggo Ambra Osservatrice Scaltra e taggo Antonella e Consigli di Antonella. Ciao!